Non è più una novità che io apprezzi tantissimo i prodotti della Nixi. Ormai sono diversi anni che li continuo ad utilizzare e mi trovo veramente benissimo, sia con i Joy-Con sia con il controller. Soprattutto con il controller, per certi giochi veramente è stupendo questo. E vi ricordo che mi trovo molto meglio con i Joy-Con della Nixi che con quelli originali, per un semplice fattore, ovvero la loro dimensione. Come vedete, quelli originali mi stanno su meno della metà della mano, questi qua della Nixi, piena mano, mi stanno veramente molto molto più comodi. Anche la distanza fra gli analogici e i tasti è molto migliore, sempre parere personale. E recentemente la Nixi ha cambiato il dominio del suo sito. Nulla di strano, ma subito dopo aver sistemato il sito sono stato contattato nuovamente per provare altri loro prodotti. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Prima di iniziare subito con il pacco in questione, vi volevo mostrare quest'altra bellissima maglietta acquistata sempre su QWERTY. Come sempre, qualità della stampa e delle magliette stupenda. Trovate il mio referral code qua sotto in descrizione. Ma torniamo a noi. Come vi ho appena detto, io mi trovo veramente benissimo con i prodotti della Nixi e veramente sono ottimi, sia a livello tattile dei tasti, sia a livello degli analogici, tutto, anche i trigger sul retro. Io mi trovo veramente in una maniera stupenda. Ma come saprete, molte cose che già sono buone possono essere migliorate. E ne è la dimostrazione proprio questo pacchetto. All'interno della scatola troviamo il Nixi Wizard. Questo controller dallo stile retro del GameCube ha veramente un aspetto fantastico. Lo avevo adocchiato da un bel po' questo controller e quando ho avuto modo di poter parlare con la Nixi ho chiesto se potevo provare anche questo controller e loro sono stati ben felici di mandarmene uno, chiedendomi quale colore preferissi. Il controller può essere scelto in 4 colorazioni, quelle del GameCube originale appunto: viola, nero, arancione e silver. Tutti e 4 veramente stupendi. Dal canto mio avrei scelto nuovamente il nero oppure l'argento, ma ho voluto tenermi sul classico viola, anche perché io possiedo un GameCube, però quello nero. Non perdiamoci in altre chiacchiere e apriamolo subito. Eccolo qua, che si apre molto lentamente. Lo troviamo bello imballato all'interno della scatola e togliendolo dalla sua busta protettiva, ecco qui il nostro Nixi Wizard. Come vedete, mantiene veramente lo stile classico del GameCube, con gli analogici originali, la A e la B separati dalla X e dalla Y, ma ci sono molte migliorie rispetto al controller classico. La prima di tutte sono gli analogici con il sensore HAL. Il sensore HAL permette agli analogici di non driftare mai, sono progettati apposta per evitare per sempre il drifting. I trigger sono tattili e rispondono veramente benissimo, ma questo lo proveremo direttamente sulla console. Come potete vedere, gli analogici invece del solito tondo hanno un ottagono che permette ai giocatori di Smash principalmente di poter fare i movimenti precisi subito andando nell'angolazione da loro desiderata, senza stare lì a pensare ok devo andare su a destra. No, lo fai direttamente con il controller e ovviamente questi controller si staccano dalla base originale di cui vi parlerò anche. E come vedete, anche da soli sono molto buoni e devo dirlo, sono ancora più grossi in mano rispetto ai Joy-Con normali. Aprendo ancora di più la scatola, a parte il libretto delle istruzioni, troviamo anche il cavo per caricarle e altre due testine di ricambio, ovviamente tonde nel caso volessimo cambiare quelle ottagonali, ma direi di collegarle subito con la nostra Nintendo Switch. Come sempre, basta solo staccare i Joy-Con e attaccarli alla nostra Nintendo Switch. 1 e 2. E come vedete, gli analogici già subito funzionano. L'unica cosa che devo dire che è stranissima è che con questi Joy-Con la Switch è ancora più enorme, cioè è grandissima. È veramente grossa. Però i Joy-Con sono veramente comodi, anche perché, come vi dicevo, i Joy-Con originali sono molto stretti e già la Switch di per sé è molto stretta. Con questi hai un'apertura proprio delle mani larghissima, veramente larga. E come vi dicevo, i tasti
tasti sono veramente reattivi e subito funzionano. Hanno una risposta immediata dei vari comandi. Come vedete, schiacci, subito una risposta dal controller. Stacchiamoli nuovamente dalla nostra console e come vedete il nostro controller è ancora collegato con la Nintendo Switch. Mettiamo la Switch nel dock e prima di passare alle varie funzioni di questi controller vi parlerò anche della barra centrale. Come vedete questa è solo un pezzo di plastica, niente più, niente meno. Ma nella confezione che mi hanno inviato, io questo non me lo aspettavo, ma mi hanno inviato anche la barra centrale che si ricarica, ovviamente per questi controller. Questa è stata veramente una sorpresa inaspettata. All'interno della scatola, eccola qui, troviamo due cose. La prima è un'altra serie di quattro analogici intercambiabili di varie dimensioni e anche la forma del tondino, come vedete quella ottagonale e quella tonda, e sotto di questi troviamo anche la barra centrale con il cavo C per la ricarica. E a che cosa serve questa barra di ricarica? Questa non ha una batteria interna, ma ci permette di collegare i due controller, ecco fatto, e di poter attaccare il cavo USB-C per fare in modo che i due joystick collegati assieme da fare un controller possano essere sempre carichi ed utilizzabili. Questa davvero è un'idea talmente semplice, ma che funziona, mamma mia, in una maniera incredibile. In sostanza tu puoi già usare i due joystick in modalità controller, ma così ti permette di averlo sempre carico e non doverti preoccupare della batteria. La differenza ovviamente nella dimensione è nulla, l'utilità invece è grande. Come sempre, adesso ci spostiamo sulla Nintendo Switch per provare i vari comandi grazie anche al libretto di istruzioni. Eccoci qua su Pokémon Spada. Questo è il salvataggio che stiamo utilizzando durante le nostre live. Iniziamo da una cosa basilare. Cambiamo la testina del nostro analogico. Dobbiamo prendere questa parte qui e girarla. Una volta girata, alziamo con un pelo di forza il nostro analogico. E come vedete, questo appunto che vi dicevo è l'HAL sensor, virtualmente impossibilitato ad avere il drift. Prendiamo la testina tonda, a noi molto più comoda, e semplicemente la sostituiamo. Prendiamo l'analogico e lo infiliamo con un pelo di forza, ecco qua, all'interno del controller e sostituiamo la testina. Ecco fatto, e di nuovo la giriamo. Ecco fatto, sostituito con quello tondo. Molto più comodo per noi, visto che non gioco a Smash. Ora passiamo alle funzioni di mappatura. Iniziamo con l'impostazione del turbo. Teniamo premuto la T e premiamo un tasto, in questo caso la A. Come vedete adesso, la luce è diventata blu, il che vuol dire che il turbo è attivato. E come vedete, la luce blu adesso, premendo la A, lampeggia, il che vuol dire che il turbo è attivato. Proviamo a parlare con la signora. Teniamo premuto A, che in questo momento è impostato con il turbo. E come vedete, sta andando avanti da solo, come se continuasse a premere. Se vogliamo disattivare il turbo, teniamo premuto e aspettiamo che la luce blu si spenga. Ecco fatto. Ora invece andiamo a mappare i due tasti sul retro. Iniziamo a mappare la parte di destra. Premiamo il tasto profilo. Vedete, la luce lampeggia. Schiacciamo un tasto, in questo caso la A, e di nuovo il tasto profilo. E ora il tasto sul retro sarà mappato sulla A. Come vedete adesso il tasto sul retro ha la stessa funzione della A. E di nuovo, per cancellare l'impostazione, teniamo premuto finché la luce non si spegne. Per regolare la vibrazione dobbiamo tenere premuto la T e fare su o giù con l'analogico, per regolare appunto di più la vibrazione o di meno la vibrazione. Quindi teniamo premuto e facciamo giù e giù. Ora la vibrazione è stata abbassata. Facciamolo anche con questo. Teniamo premuto la T e abbassiamo. E andando appunto sul controller, questo non vibra neanche. Aumentiamolo di nuovo dall'altra parte. Questo qui invece, schiacciandolo, vibra. E ora entrambi
sono stati abbassati di vibrazione. Mettiamola al minimo. Già regolare la vibrazione in realtà è un'ottima cosa, soprattutto quando hai la Switch collegata e non vuoi che vibri troppo. In conclusione, questo controller è veramente stupendo, non solo nell'aspetto ma anche nelle funzioni. Se siete giocatori di Smash Bros e siete abituati ad utilizzare il controller del GameCube, questa è una scelta per voi. Io mi sto trovando veramente benissimo con tutti quanti i controller che ho provato della Nixie. E come sempre trovate in descrizione anche il mio referral code per avere uno sconto. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!